Benvenuti a questo nuovo video su Photoshop CS5 per la fotografia digitale. Come avrete capito dal titolo, in questo video comincerò a trattare l'argomento del fotoritocco. E da cosa partire se non dalla pelle? Ho già spiegato nei primi tutorial come andare a migliorare la pelle in Camera Raw e come togliere alcune imperfezioni della pelle, tipo i nei, graffi, cicatrici e robe varie. Iniziamo invece ora in Photoshop ad andare a rendere la pelle più morbida. Ci sono diversi metodi per andare a migliorare la pelle in una fotografia. Ne ho già parlato anche nel tutorial dell'effetto Dragon, in cui ho usato un filtro sfocatura per andare a ammorbidire la pelle. Ed è quello che faremo in questa prima parte del tutorial. Se voi avete foto che non dovete stampare o non dovete consegnare a un cliente, ma se dovete soltanto metterle su un sito internet come Facebook, che ricordiamo tratta le vostre foto in una maniera un po' scandalosa, possiamo andare a usare il filtro sfocatura. Allora, innanzitutto andiamo a duplicare il livello con Ctrl J, andiamo su filtro, sfocatura, controllo sfocatura, andiamo a sfocare l'immagine del 20% di raggio, come abbiamo fatto nel precedente tutorial. Andiamo ad abbassare l'opacità a 50 e usando una maschera tenendo premuto Alt in questo modo andiamo con la gomma a selezionare la nostra parte della pelle. Come vi ho già detto molte volte, è importante non andare a coprire i dettagli. Ricordiamoci anche il collo e le spalle nel caso siano visibili. Possiamo anche andare a abbassare l'opacità come vogliamo noi, a nostro piacimento, in modo da non rendere la foto troppo snaturata dal suo contesto. Come vedete, al 100% è una cosa ingestibile, mentre invece intorno al livello 35 la foto riesce già ad avere un bell'impatto. Ma se noi vogliamo un risultato più professionale, ci sono altri metodi. Eccoci con un'altra foto. Innanzitutto andiamo a duplicare il livello sempre con Ctrl J. Andiamo su filtro e invece di usare il filtro sfocatura come abbiamo usato prima, andiamo a usare il filtro sfocatura superficie. Usate un raggio sui 35 pixel e una soglia sui 30. Mi raccomando, la soglia deve essere sempre minore del raggio che usiamo, fino a che non avete una foto posterizzata in questo modo. Andiamo a premere su OK. Come abbiamo fatto prima, andiamo ad abbassare l'opacità di questo livello al 50% e andiamo a usare una maschera con la gomma, andando a cancellare la pelle della nostra modella. Come prima, non andate a cancellare le parti piene di dettagli della foto, io lo fo molto velocemente adesso. Un buon trucco per vedere se avete colorato su una parte della foto e non vi ricordate, se dalla miniatura non lo vedete, potete tenere premuto Alt mentre cliccate sulla miniatura della maschera e in questo modo appare proprio la vostra maschera a schermo. Ripremete Ctrl Alt per far riapparire la foto. Mi raccomando, ricordiamoci anche le spalle e il collo, in questa foto sono visibili. Ok, una volta fatto questo, premiamo Ctrl Click sulla nostra maschera. In questo modo, come abbiamo fatto nel tutorial su Leg Key, ci seleziona soltanto le parti che abbiamo nella nostra maschera, in questo caso le parti del nostro volto. Ora qui ci sono delle piccole imperfezioni, quindi se le vedete potete usare questo metodo anche per toglierle con un pennello, andando a togliere le parti che a noi non interessano. Riselezioniamo le nostre parti di prima, clicchiamo adesso sullo sfondo e usiamo Ctrl J. In questo modo ci crea un livello originale, quindi non modificato e non sfocato, che noi andremo a mettere sopra al livello sfocato che abbiamo creato prima. Ora andiamo a usare un filtro a 100 passaggio, sempre sul livello 2 che abbiamo appena creato, in questo modo da far venire fuori i dettagli nella parte che abbiamo sfocato precedentemente, per non far sembrare la foto troppo finta. Selezioniamo un raggio dai 6 agli 8, in questo modo la foto risulterà più naturale. Andiamo a selezionare per questo filtro luce soffusa. Ora quindi cosa succede? Abbiamo il nostro livello 2 che ci copre il livello sfocato sotto. Ora, andando ad abbassare l'opacità del nostro livello 2, porteremo fuori la sfocatura della pelle. Ora zoomerò un po' così da farvi vedere. Ok, questo è il nostro livello 2 a 0%. Portandolo su al 100% avremo più dettagli. Se lo portiamo giù, i dettagli andranno via via svanendo. Possiamo vedere un prima e dopo nella nostra foto. Questa è prima
dell'uso dei due livelli e questo è il dopo. Come vedete la pelle della modella risulta molto più morbida rispetto a prima, ma c'è un ulteriore metodo che voglio insegnarvi in questo tutorial. Allora prendiamo un'altra foto, eccola qua, andiamo come sempre a duplicare il nostro livello, selezioniamo luce vivida e invertiamo il livello. Guardate come risulta la nostra foto ora, nella miniatura lo vedete meglio. Andiamo a prendere il filtro a 100 passaggio. E voi direte, ma il filtro a 100 passaggio porta fuori i dettagli come abbiamo fatto prima, come abbiamo fatto nel tutorial dell'HDR, come abbiamo fatto nel tutorial della nitidezza. Ma abbiamo appena invertito il nostro livello, che vuol dire che il filtro a 100 passaggio farà esattamente l'opposto di quello che dovrebbe fare. Quindi più portiamo avanti il raggio dei nostri pixel e più la nostra foto risulterà sfocata. Andiamo a zoomare sulla nostra foto. Per vedere meglio cosa succede nella nostra foto, andiamo a selezionare un raggio alto. Ok, non vi preoccupate se l'immagine risulta uscita da un film horror. Ora usiamo anche un filtro di sfocatura, ovvero controllo sfocatura, che come ho detto prima farà il contrario e quindi riporterà dentro i pixel nella nostra immagine. Andiamo a selezionare un raggio 0 e portiamolo avanti verso destra fino a che non vedete riapparire proprio i dettagli nella nostra pelle. Usiamo un raggio basso, mi raccomando, e sistemeremo questi piccoli problemi tra poco. Ok, io uso questo raggio qui, 3,6. Ok, ora andiamo a correggere questi brutti aloni e occhi che si presentano nella nostra foto. Come fare? Clicchiamo tasto destro sul nostro livello, opzione di fusione. Vedete qui che sotto questo livello, fondis e grigio, ci sono queste due barre. Allora, selezioniamo la prima barra, tenendo premuto Alt, prendiamo questo triangolino nero e come vedete si stacca il quadratino se premiamo Alt. Lo andiamo a portare sotto 255. Ok? Sotto il 255. Prendiamo l'altro pezzettino del triangolino bianco e lo portiamo sotto la scritta livello. Questa cosa serve? Serve a far fondere la nostra immagine superiore con quella sotto. E in questo modo vedete come sono scomparsi gli aloni della nostra foto. Se premo Ctrl Z, vedete come era prima e come è adesso. Ok? E se tolgo l'occhiolino, vedete anche come era prima la foto prima della sfocatura e come è adesso. Ora, vedete che non è perfetta la sfocatura, quindi come prima andiamo a usare la nostra maschera di livello, la nostra fida maschera di livello, con la nostra gomma andiamo a cancellare sulla pelle. Mi raccomando, fatelo con molta attenzione, non selezionate il naso, le labbra, mi raccomando, le parti piene di dettagli non vanno toccate. Andiamo a selezionare invece il collo, le spalle e così via. Ok, ho tirato via un pochino, ma questa è la nostra foto finale. Vedete la differenza tra prima e dopo. E qui concludo anche questo nuovo video tutorial sul fotoritocco, sulla parte della pelle del fotoritocco, a cui seguiranno altri tutorial sul fotoritocco. Quindi non li perdete, state con me, iscrivetevi al canale in alto a sinistra, cliccate su iscriviti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!